webinar, monitoraggio e governance dei contratti ICT. Vedo che state entrando numerosi, vi do il benvenuto anche da parte di Rosa Maria Barrese di Agid e vi ricordo che questa è un'iniziativa che rientra tra le attività del progetto Formazione e Informazione per la Transizione Digitale della PA. Che Agid ha dato in attuazione a Formez PA. È una delle tante iniziative formative e informative che verranno attuate fino ad aprile 2022. Vedo che state crescendo di numero e vi ricordo che oggi parliamo di definizione e misurazione degli obiettivi e indicatori di monitoraggio. Siamo al nostro quinto appuntamento. I relatori sono i due esperti che avete già conosciuto nei webinar precedenti, quindi sono Maria Luisa De Santis del Servizio Redazione Regole Tecniche e Monitoraggio Contratti di Agid e Andrea Susa che è consulente di Agid, esperto di governance ICT e monitoraggio dei contratti. Allora, vi ricordo brevemente il programma di oggi. Come al solito c'è, dopo questa mia breve presentazione, una parte dedicata al riepilogo dei contenuti del webinar precedente che in maniera sintetica e rapida svolgerà Maria Luisa De Santis. C'è poi una prima parte dedicata agli obiettivi e ai benefici di un contratto IT e anche questo è a cura di Maria Luisa De Santis. Faremo la nostra consueta pausa caffè verso le 15:30 e poi riprenderà alle 15:40 Andrea Susa con l'argomento definizione degli indicatori di monitoraggio. Ci sarà una parte dedicata successivamente alle risposte alle domande che voi potete porre in chat e che verranno poi selezionate e diciamo, sottoposte all'attenzione dei nostri esperti in maniera tale che vi possano dare una risposta già nel corso del webinar. Io proverei a sentire Maria Luisa se si collega con webcam e microfono e le lascerei la parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prova a parlare Maria Luisa. Benissimo, ti sentiamo e ti vediamo. Perfetto. Ok, grazie Patrizia per l'introduzione. Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo per il nostro quinto appuntamento legato appunto al monitoraggio dei contratti IT. E come anticipato, il nostro percorso formativo ha visto diciamo, la fruizione di 5 webinar. Il webinar della settimana prossima prevederà la rappresentazione di esperienze legate al monitoraggio da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare vi anticipo che ci hanno dato insomma, la loro disponibilità a rappresentare l'attività svolta e le modalità di organizzazione delle attività di monitoraggio all'interno del proprio ente, il responsabile del monitoraggio dell'INAIL, il dottor Perrone, il dirigente del Ministero della Salute, che è referente del gruppo interno di monitoraggio, proprio a testimonianza diciamo della modalità che prevede la costituzione di un gruppo interno anziché l'assegnazione di un servizio esterno. Poi avremo anche la dottoressa Aurora Girolamo in rappresentanza del monitoraggio fatto anche dall'in-house. Ritroverete l'elenco dei relatori a breve sul sito di EventiPA, appunto, dove avete ritrovato tutte le informazioni del corso. Quindi possiamo dire che oggi riepilogheremo velocemente i contenuti dei webinar precedenti e in qualche modo chiuderemo questa sessione formativa sperando insomma, di aver dato un contributo diciamo, importante alle attività di monitoraggio. Vediamo velocemente, come già fatto nei webinar precedenti, i contenuti affrontati sinora.
Oramai tutti i partecipanti che ci hanno seguito, insomma, nelle diverse sessioni che si sono succedute, hanno ben chiaro quali siano i contenuti della circolare 1 legata al monitoraggio dei contratti. Abbiamo individuato quali sono le amministrazioni che devono sottostare agli adempimenti previsti dalla circolare. Vi ripeto che sono tutte le amministrazioni che rientrano nella definizione di pubbliche amministrazioni previste dal 165. Abbiamo condiviso e analizzato le tipologie di contratti che sono sottoposti obbligatoriamente all'attività di monitoraggio. Vi ricordo che ci sono contratti legati a procedure aperte, contratti legati a scaturiti, meglio che legati, a adesioni a contratto quadro, all'utilizzo delle convenzioni CONSIP e agli affidamenti in-house, legati a determinate soglie che oramai, insomma, penso avrete ben note o ritrovate comunque nel materiale dei corsi precedenti, dei webinar precedenti. Abbiamo analizzato gli adempimenti previsti dalla circolare 1 nel dettaglio, abbiamo condiviso l'introduzione della figura cardine dell'attività di monitoraggio, che è appunto rappresentata dal responsabile del monitoraggio, che deve essere nominato con atto formale. Abbiamo condiviso l'elenco della lista dei contratti sottoposti a monitoraggio. Nello specifico, ciascuna amministrazione all'interno del proprio portafoglio di contratti individua i contratti che rientrano appunto nella tipologia e nelle soglie previste dalla circolare e stila l'elenco appunto dei contratti inviandoli ad AGID entro il 30 marzo, il primo invio, con aggiornamento successivo entro il 30 settembre. E contestualmente pubblicandoli nel sito istituzionale, in particolare nella sezione trasparenza. La circolare inoltre prevede la produzione di alcuni documenti. Sulla base delle richieste di chiarimento che ci sono pervenute a partire, insomma, più o meno dal 2016, con l'uscita della prima circolare, abbiamo iniziato come gruppo di monitoraggio un'attività affiancando alcune PAC e alcune PAL. Quindi, sulla base appunto del lavoro fatto, abbiamo ritenuto opportuno individuare con voi, analizzare con voi i contenuti del documento di screening, del piano di monitoraggio e del rapporto di avanzamento contrattuale, che sono appunto, i documenti che AGID richiede per i contatti, sottoposti a monitoraggio. Nell'ultimo webinar in particolare, quello della settimana scorsa, è stato illustrato la struttura e il contenuto del documento master legato all'attività di monitoraggio, che è appunto rappresentato da quello che noi indichiamo come RAC, rapporto di avanzamento contrattuale. Vi sottolineo che il RAC va prodotto per ogni singolo contratto sottoposto a monitoraggio, e che lo schema della struttura del RAC è contenuto nell'allegato 1 alla circolare. I RAC vengono prodotti dalle amministrazioni, facendo riferimento in genere, anzi non in genere, nella circolare 1 abbiamo considerato come periodo l'anno solare e non devono essere obbligatoriamente inviati ad AGID, bensì AGID sulla base una serie di criteri individua determinati contratti ogni anno e decide di sottoporli a monitoraggio. In questo caso procede alla richiesta dei RAC alle amministrazioni che sono associate ai contratti individuati. In particolare, nello specifico, in questa slide ritroviamo il contenuto del rapporto di avanzamento contrattuale, che ribadisco è stato illustrato in tutte le sue parti.
quindi considerando una copertina con i principali dati amministrativi legati al contratto, quali oggetto, importo, figure di riferimento come RUP e DEC, CIG, che è l'elemento fondamentale per l'individuazione dei diversi procedimenti amministrativi. In particolare, abbiamo sottolineato la necessità di individuare per ciascun contratto obiettivi e relativi indicatori di monitoraggio, tralasciando appunto alcuni approfondimenti che abbiamo intenzione appunto di fare nella giornata odierna. In particolare, in questa prima sessione del webinar, insieme a me, analizzeremo gli obiettivi, la strategia per poter individuare un percorso per poter individuare degli obiettivi, la definizione e qualche esempio sui benefici da poter associare al singolo obiettivo. Dopodiché, nella seconda sessione con Andrea Susa, affronterete appunto nel dettaglio la definizione dei cosiddetti indicatori di monitoraggio. Se avete domande, le riserviamo ovviamente alla fine di ciascun intervento, perché vedo che qualcuno. A questo punto procediamo con l'argomento previsto per oggi, appunto la definizione degli obiettivi. Come sapete, AGID, oltre alla definizione dei criteri e delle modalità operative per il monitoraggio dei contratti, ha una serie di funzioni che sono state assegnate appunto dall'articolo 14 del CAD, tra le quali c'è anche la definizione e la supervisione sulla spesa ICT. Partiamo proprio da questo concetto, perché comunque la definizione degli obiettivi e l'individuazione degli obiettivi è associata, diciamo, ad un quadro complessivo che è opportuno condividere. Perché misuriamo gli obiettivi di un contratto? O meglio, perché andiamo a misurare, gli obiettivi di una strategia legata all'ICT? Come vedete dal grafico, questo è un grafico che è stato estrapolato dal report prodotto da AGID sulla spesa ICT italiana nel 2020. Come vedete, sono rappresentate diversi periodi temporali, quindi abbiamo dal 2019 fino al 2020. Come vedete, la crescita della spesa ICT a partire dal 2013, chiedo scusa, è pari al 4%. Sono individuati a seconda dei colori i diversi ambiti di spesa, quindi abbiamo le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, le pubbliche amministrazioni locali, la sanità, la quale in genere si associa la maggior spesa, ed è possibile vedere appunto, a seconda del periodo temporale considerato, la spesa fatta dalle singole, in questo caso, insomma, amministrazioni. Come vedete, la spesa è aumentata, quindi ci dovremmo di conseguenza aspettare uno sviluppo di tutto ciò che riguarda l'ICT, a partire dai servizi fino a finire alle infrastrutture. Ma in realtà, per qualche strano motivo, così non è. Vi spiego meglio. La maggior parte di voi conosceranno il cosiddetto veramente indice DESI, o meglio, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società. L'indice DESI è l'indice che la Commissione europea utilizza per valutare appunto il livello di digitalizzazione dell'Europa. Quindi, come vedete, sono rappresentati tutti gli stati. E su 28 stati che vengono appunto analizzati secondo i parametri che vedete indicati, ossia relativamente alla connettività internet, al capitale umano in termini di competenze informatiche,
all'uso dei servizi internet, all'integrazione delle tecnologie digitali e ai servizi pubblici digitali. Quindi questi sono i cinque parametri o indici sui quali appunto la Comunità Europea si sofferma per valutare il livello di digitalizzazione degli stati. Come vedete, ed è segnato appunto indicato in rosso, l'Italia nel 2019. Mi illustrerò in particolare l'indice DESI in riferimento al 2019 e al 2020, perché quelli del 2021 non sono stati ancora ovviamente rilasciati, anche perché siamo insomma ancora ad ottobre. Quindi partiamo dall'analisi appunto di questi 2 anni. Nel 2019 su 28 paesi l'Italia risultava al 24° posto. Se vi soffermate sul grafico che vi ho illustrato prima, se ci fate caso, dal 2019 al 2020 c'è stato un aumento della spesa nell'ICT, un aumento in tutti i settori, quindi legato alle pubbliche amministrazioni, centrali, locali, alla sanità. Quindi nel passaggio, diciamo, nella valutazione dell'indice DESI a cavallo di queste 2 annualità, 2019-2020, dovremmo aspettarci di fatto un miglioramento. Se andiamo a vedere il DESI del 2020, come potete, insomma, leggere, l'Italia risulta essere al 25° posto. Quindi dal 2019 al 2020 è stata persa una posizione. Considerate che i valori e le percentuali associate a ciascun parametro sono comunque utilizzati dalla Commissione europea per fare tutta una serie di scelte. Quindi questo indice DESI viene utilizzato appunto come riferimento unico per il livello di digitalizzazione dei paesi europei. Quindi, ricapitolando, dal 2019 al 2020 c'è stato un incremento della spesa, al quale però è corrisposto un peggioramento della posizione in termini di indice DESI dell'Italia. È doveroso quindi a questo punto fare qualche riflessione ed è per questo che sui singoli contratti riteniamo opportuno andare comunque a valutare, direi opportuno, quasi doveroso, per ciascun contratto, valutare obiettivi, benefici e indicatori di monitoraggio, proprio per andare a capire, analizzare come ciascun contratto può contribuire al miglioramento del posizionamento dell'Italia all'interno del panorama europeo sulla base dell'indice DESI. Facciamo insomma una piccola riflessione sulla definizione di obiettivo. L'obiettivo è una finalità che viene identificata dall'amministrazione e che si propone appunto di ottenere a seguito di una prestazione contrattuale. L'obiettivo può essere strategico. L'obiettivo strategico viene identificato a livello nazionale, ovvero anche a livello di amministrazione, cioè a livello apicale dell'amministrazione in genere definisce la strategia. Un beneficio invece rappresenta il ritorno dell'investimento che l'amministrazione ottiene al raggiungimento dell'obiettivo. I benefici possono essere di diverso tipo. Abbiamo benefici di natura economica, che sono insomma quelli in genere più evidenti, benefici di natura organizzativa, benefici legati al miglioramento dei processi o alla diminuzione dei tempi di gestione dei procedimenti. Questo è uno dei temi, come sappiamo, che in questo periodo è diciamo soggetto ad una particolare attenzione. Sappiamo che per i procedimenti, per i responsabili del procedimento, il decreto semplificazione ha introdotto anche dei tempi precisi di chiusura del procedimento con delle responsabilità legate alle figure cardine. Abbiamo benefici di adeguamento ad una norma cogente. Diciamo che sappiamo che la maggior parte delle amministrazioni, che siano centrali o locali, spesso
spesso si ritrovano a dover rincorrere in tempi stretti le normative e quindi a dover attuare delle attività, stipulare dei contratti per poter rispondere a quello che prevede la normativa. Un'iniziativa di tipo progettuale o contrattuale, che cos'è? È un intervento finalizzato quindi alla progettazione e alla realizzazione di uno o più obiettivi. Queste, diciamo, definizioni e la differenza tra obiettivo e beneficio deve essere chiara a tutti. In seguito vedremo qualche esempio, insomma, per dare un'idea ben chiara della differenza. Un obiettivo si può dire realizzato se e solo se esiste una misura che può dimostrarlo. Abbiamo due esempi. Consideriamo il primo, considerate che sono esempi molto semplici proprio per darvi un'idea dei concetti fondamentali. Poi questi esempi pian piano verranno raffinati anche nel corso della presentazione successiva fatta da Andrea Susa, dove ci saranno comunque esempi legati al mondo dell'IT e in particolare ai contratti. Adesso stiamo cercando di individuare l'ambito all'interno del quale ci muoviamo. Il primo esempio: l'amministrazione decide di costruire un tunnel. Il beneficio qual è? Il beneficio può essere la riduzione del traffico nel centro storico, no? Quindi per evitare il passaggio delle auto all'interno del centro storico si decide di trovare una soluzione alternativa in termini di infrastrutture. L'indicatore in questo caso, l'indicatore è molto semplice, è un on-off, cioè quindi o il tunnel è stato costruito o non è stato costruito. Quindi abbiamo in questo caso un indicatore di progetto. Può assumere due valori, quindi è. Per quanto riguarda invece il secondo esempio, vogliamo costruire un tunnel perché? Perché ci passino almeno 500 veicoli al giorno, quindi abbiamo dei vincoli. Ok? Quindi l'obiettivo è più stringente rispetto al primo. Il beneficio è sempre legato ovviamente alla riduzione del traffico del centro storico, magari quel 500, il numero dei veicoli, deriva, chiedo scusa, da valutazioni fatte puntualmente sul numero di veicoli che attraversano il centro storico e su livelli magari di inquinamento relativi al numero di veicoli o sulla percentuale di traffico legata al numero di veicoli. In questo caso, gli indicatori possono essere diversi perché abbiamo degli impatti scaturenti dall'obiettivo, ossia la costruzione del tunnel è un sì no ed è rientra, diciamo, nel primo esempio. La verifica del traffico nei primi 6 mesi, la verifica della qualità dell'aria nei primi 6 mesi, la verifica del traffico a regime e la verifica della qualità dell'aria a regime. Cioè, che cosa si valuta? Si valuta l'impatto legato al raggiungimento dell'obiettivo nell'arco temporale, in un primo arco temporale che è pari a quello dei 6 mesi. Sappiamo che in genere il semestre è un periodo temporale tale da fornire dei dati abbastanza significativi, perché ovviamente dobbiamo riferirci a dei dati che abbiano, poi comunque siano interpretabili e siano significativi. E l'altro periodo è a regime. Vediamo appunto quali sono i vantaggi, in che termini il beneficio, che benefici si hanno dal raggiungimento appunto di questo obiettivo. Vi ricordo con questa slide, che nel secondo webinar che abbiamo, diciamo, tenuto quindi circa 2 settimane fa, abbiamo ripercorso con voi l'ambito della governance dei contratti IT e facendo anche riferimento alla disciplina del project management, abbiamo individuato più o meno le varie fasi che si ritrovano all'interno anche oramai delle pubbliche amministrazioni che sono state soggette comunque soggette ad un iter complicato di privatizzazione. Quindi all'interno delle amministrazioni, oramai tutti noi funzionari dirigenti abbiamo ben presente concetti quali obiettivi,
vincoli, programmazione, pianificazione e performance. Quindi, ripartendo da questo concetto, ossia il livello gerarchico più alto dell'amministrazione barra il livello politico, definiscono la strategia IT. Sulla base della strategia IT, che è frutto di un, diciamo, processo così indicato come pianificazione, vengono definiti i piani IT. I piani IT sono insieme di programmi e di progetti. Quindi parliamo di project management puro nella definizione dell'iter della gestione di della strategia IT all'interno di un ente. Proprio per questo possiamo, diciamo, individuare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di programma e gli obiettivi di progetto. In particolare, la circolare 1 pone appunto un focus molto particolare sul concetto di obiettivo, anche perché pone l'accento sugli obiettivi di digitalizzazione dell'amministrazione e come questi supportano gli obiettivi paese. Abbiamo quindi appunto questa necessità di individuare, di declinare gli obiettivi in tre tipologie diverse, a secondo appunto della fase del processo all'interno della quale siamo, insomma, ci stiamo muovendo. Un obiettivo strategico è un obiettivo che può essere identificato in base alle diverse caratteristiche. Vi ripeto che l'obiettivo strategico in genere è l'obiettivo che è dettato a livelli alti della pubblica amministrazione, quindi direttore generale o nel caso di organi politici ben definiti. Le caratteristiche di un obiettivo strategico quali possono essere? Può essere individuato in base al valore strategico per il paese, perché noi sappiamo che abbiamo ovviamente una normativa nazionale all'interno della quale le singole amministrazioni si muovono, la riepilogheremo anche se velocemente, perché ovviamente i 40 minuti che abbiamo a disposizione non ci consentono di fare magari tanti approfondimenti, però faremo alcuni richiami. Il valore strategico per la singola amministrazione, perché ovviamente ogni amministrazione può decidere sulla base del rapporto con l'esterno di raggiungere e di porsi determinati obiettivi in base anche agli stakeholder, quindi ai cittadini, agli utenti con cui ha a che fare, alle esigenze che vengono manifestate appunto dall'esterno e sulle quali la singola amministrazione può intervenire. Ovviamente nel momento in cui queste esigenze manifestate rientrano nella mission dell'amministrazione. Obiettivi possono essere ad alto contenuto innovativo. Sappiamo tutti che in questo particolare momento storico ci si pone come obiettivo paese la possibilità appunto di crescere a livello tecnologico anche utilizzando delle tecnologie innovative. L'obiettivo può indicare un profondo impatto sull'organizzazione, come dicevamo prima, la riduzione dei tempi della gestione dei procedimenti, la gestione dei tempi di interazione con gli utenti esterni, per le amministrazioni che si trovano a gestire servizi con utenti esterni. Poi ovviamente abbiamo obiettivi ad alto impatto economico e ad alto impatto sulla continuità dei servizi. Sappiamo che le infrastrutture in questo periodo sono oggetto di particolare attenzione. Beh, come accennato prima, gli obiettivi strategici della singola amministrazione vengono appunto definiti sulla base di una normativa o nazionale a livello di paese. Nel particolare caso dell'ICT, noi abbiamo a che fare, o meglio, le pubbliche amministrazioni si muovono e definiscono le proprie strategie sulla base del piano triennale dell'informatica, redatto da AGID,
della strategia cloud che è stata presentata a metà settembre dal ministro Colao e sulla base del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sappiamo tutti che in particolare nella missione 1 vengono affrontati tutti i temi e indicati quali sono gli obiettivi paese da raggiungere nei periodi, diciamo, previsti, nelle tempistiche previste. Per quanto riguarda il piano triennale, noi sappiamo che all'interno del piano sono definite gli obiettivi, le linee di azione e i risultati attesi per le pubbliche amministrazioni, c'è indicato chi fa cosa, prevedendo anche le attività nel dettaglio con le relative tempistiche a carico di Agid e a carico del Dipartimento della Trasformazione. In particolare, come saprete tutti, le linee strategiche sono rappresentate qui in figura, ma penso che oramai siano ben note a tutti. Parliamo di Digital and Mobile First, Digital Identity Only, quindi sappiamo che c'è l'obiettivo di diffondere lo SPID e la CIE come unici strumenti di accesso ai servizi digitali. Rendere servizi inclusivi ed accessibili, intervenire sui dati pubblici. Vi sottolineo che nell'analisi, che vi ho presentato relativa all'indice DESI, uno dei maggiori, diciamo, parametri che pesa sul ritardo dell'Italia nel processo di digitalizzazione è rappresentato dall'utilizzo dei servizi digitali. Diciamo che un gran numero di persone ha la, come dire, dimestichezza di utilizzare internet per prenotare biglietti d'aereo, per utilizzare Booking, Trenitalia, però se deve chiedere un certificato o pagare una multa, una tassa, preferisce comunque diciamo dei metodi alternativi a quelli digitali. E quindi abbiamo questo grande gap con l'Europa per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi. E come vi ho sottolineato in precedenza, proprio sulla base di queste riflessioni sono stati definiti gli obiettivi a livello di paese e su determinati appunto aspetti e temi è necessario intervenire per poter ridurre il gap presente ancora oggi. Quindi dicevamo i servizi inclusivi, dati pubblici, interoperabilità, sicurezza e privacy. Sappiamo benissimo che la sicurezza è uno dei temi fondamentali, è stata costituita anche l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che si occuperà appunto di garantire e di proteggere la maggior parte delle infrastrutture critiche, ma non solo, dalla diffusione e la proliferazione di attacchi. Sappiamo benissimo che nell'anno della pandemia gli attacchi sono cresciuti più del 60%. OneSolly, il principio del OneSolly, che è diciamo, un principio che riguarda tutti, nel senso che le pubbliche amministrazioni, ovviamente, il dato, il cittadino deve fornire il dato alla pubblica amministrazione un'unica volta. Dopodiché sono le amministrazioni che tra loro si scambiano, recuperano, forniscono meglio le informazioni relative al cittadino. Trasfrontaliero by design, open source, ne parliamo da anni, ma diciamo che ci sono ancora amministrazioni che dipendono esclusivamente da legacy, quindi contratti, abbiamo spesso fenomeni di lock-in nella gestione di alcuni contratti. Quindi, come potete, diciamo, vedere dall'elenco e dall'analisi che abbiamo fatto sin qui, gli obiettivi a livello di paese sono ben delineati, sono indicati. Adesso la singola amministrazione, in base alla propria realtà e alla propria mission, definisce appunto quelli che sono gli obiettivi strategici. Per quanto riguarda la strategia del cloud,
all'interno del documento appunto definito e presentato dal ministro Colao, sono definite tre direttrici all'interno delle quali è necessario muoversi nei prossimi anni. È prevista la costituzione del PSN, è prevista la metodologia per definire e classificare i dati e i servizi delle pubbliche amministrazioni, in modo da poter, con l'aiuto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Dipartimento, definire i piani di migrazione al cloud. Noi sappiamo che migrare le amministrazioni, o meglio i sistemi informativi delle singole amministrazioni verso il cloud, non è cosa semplice. Bisogna fare un'analisi, un assessment della situazione in termini di dati e di servizi. Ci sono alcuni casi in cui è preferibile adottare dei piani di migrazione e in altri invece tali piani potrebbero creare delle complicazioni. Dipende quindi dalla tipologia di applicazioni, dalla criticità dei servizi, insomma, da diversi fattori. Quindi a questo punto la strategia prevede appunto una classificazione, un'unica classificazione, o meglio una metodologia per classificare dati e servizi e di conseguenza poter individuare il piano di migrazione più adatto alla singola amministrazione. Per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza, sappiamo che nella missione 1 sono definiti gli obiettivi in termini di digitalizzazione e sicurezza, soprattutto delle infrastrutture. È prevista appunto la diffusione dello SPID e della CIE per tutti i cittadini e sono previste una serie di interventi su cultura, turismo, legati comunque alla digitalizzazione per, ripeto e ribadisco, per ridurre questo gap italiano, per cercare di digitalizzare non soltanto le pubbliche amministrazioni, ma tutti i servizi offerti ai cittadini. Anche perché sappiamo che l'Europa ha diciamo un obiettivo abbastanza difficile da raggiungere, ossia il Digital Compass 2030. Nel 2030 è previsto che gli stati europei abbiano messo online tutti i servizi definiti chiave dei singoli paesi. Quindi comunque, ripeto, siamo parte di un sistema e dobbiamo cercare di tenere il passo per dare il contributo al nostro sistema paese. Come si coniugano gli obiettivi strategici? Ho scelto di soffermarmi sugli obiettivi strategici perché comunque diciamo che è il fulcro. E a partire dalla strategia IT che è possibile comunque dare un contributo e correggere la gestione, o meglio, prevedere delle azioni correttive nei confronti magari di gestioni passate. È necessario comunque tenere presente che la gestione di sistemi informativi e informatici, che sia di un ente, che sia di un'azienda, che sia di piccole o medie dimensioni o di un comune, è comunque un discorso molto complesso. Entrano in gioco diverse variabili che sono endogene ed esogene, quindi spesso è necessario prevedere delle azioni correttive. Come si coniugano quindi gli obiettivi strategici a partire dall'amministrazione? Abbiamo detto a partire dalla mission, perché ovviamente il Ministero della Salute potrà intervenire sui servizi messi a disposizione dalle piattaforme regionali, messe a disposizione nella carta regionale, mentre il Ministero del Turismo no, il Ministero del Turismo no. Quindi gli obiettivi ovviamente vengono definiti in base alla mission dell'amministrazione, alla strategia per la transizione digitale. Perché ribadisco, ogni amministrazione può dare un forte contributo alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi di respiro più ampio a livello paese. La strategia ICT dell'amministrazione, perché ovviamente all'interno di ogni amministrazione può essere definita una propria strategia, dando priorità a determinati obiettivi piuttosto che altri.
e al piano delle performance, perché comunque sappiamo tutti che da anni insomma, il concetto di performance è entrato nelle amministrazioni e contribuisce anche alla definizione di piani e obiettivi. Obiettivi strategici come si traducono poi in obiettivi di programma, o meglio in obiettivi di progetto? È un processo di raffinamento. L'obiettivo strategico, abbiamo detto, è associato alla strategia di digitalizzazione, agli obiettivi strategici che si pone l'amministrazione. Gli obiettivi dell'amministrazione rispetto a normative cogenti, il miglioramento dei servizi a cittadini imprese, la qualità dei servizi a cittadini imprese. Gli obiettivi T dell'amministrazione, cioè come vedete, è un processo, diciamo, di raffinamento successivo, all'interno del quale poi si raggiunge l'obiettivo di progetto, considerando che, diciamo, in uno dei webinar precedenti abbiamo anche affrontato questo aspetto. Sappiamo che la corrispondenza tra progetto e contratto può essere 1A1 o 1N, quindi il singolo progetto può essere, può scomporsi in un unico contratto o in più contratti. Quindi a quel punto l'obiettivo di progetto viene associato all'obiettivo dei diversi contratti. Come si coniugano questi obiettivi? Sappiamo benissimo, ovviamente, che la maggior parte delle amministrazioni contribuisce alla definizione del piano triennale dell'informatica della PA. In particolare il servizio che si occupa del piano triennale, sulla base di un panel di amministrazioni, condivide con le amministrazioni la bozza del piano per avere appunto la loro visione e il loro contributo in merito a quelli che possono essere gli obiettivi legati all'arco temporale specifico. Noi sappiamo che il piano triennale, appunto, ha un arco temporale definito di 3 anni, ma è soggetto ad un rolling annuale, quindi ad un aggiornamento annuale sulla base appunto, dei progressi, se vogliamo chiamarli così, fatti dalle singole amministrazioni in quel determinato anno. Alcune amministrazioni, la maggior parte delle centrali, individuano i propri obiettivi T all'interno di un proprio piano triennale ICT. Quindi nell'arco dei 3 anni individuano, ribadisco, sulla base del piano triennale, della strategia del cloud e del piano nazionale di resilienza, definiscono un proprio piano triennale. Quindi all'interno del piano triennale ritroviamo gli obiettivi che possono essere inizialmente obiettivi strategici o obiettivi di programma, a seconda della definizione del piano. Esempio di obiettivo strategico. Sappiamo tutti che diciamo uno dei temi maggiormente affrontati in questo momento storico è quello del cloud. La strategia cloud. La strategia cloud, noi abbiamo detto che il ministro Colao ha presentato una sua strategia, cioè la strategia del paese, all'interno della quale appunto sono definite le 3 direttrici. Come l'amministrazione può declinare questa strategia cloud all'interno della propria realtà? Con un censimento e una nuova classificazione, con l'analisi dei dati e dei servizi in un'ottica cloud, mettendo in pista, diciamo, programmando una migrazione al PSN, se applicabile, con il consolidamento e l'evoluzione della propria infrastruttura, anche qui se applicabile. Questo perché? Perché noi sappiamo che Azure ha effettuato una classificazione dei data center a livello nazionale, sono stati previsti dei gruppi, a seconda dell'appartenenza del data center al singolo gruppo, l'amministrazione doveva provvedere, diciamo, di conseguenza, o migrando verso data center appartenente al gruppo superiore e nel caso, insomma, del gruppo B, prevedendo appunto la migrazione verso il PSN.
Noi sappiamo che all'interno della strategia, in merito al PSN, è stata prevista la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del PSN nazionale entro la fine del 2021. L'aggiudicazione, quindi della gara entro la fine dell'anno 2022, entro, quindi secondo ovviamente del numero di partecipanti, sicuramente sarà una gara molto complessa, però ecco, all'interno della strategia è stato previsto un arco annuale per l'espletamento della gara e l'aggiudicazione. Quindi a partire dal 2022 per un triennio, quindi fino all'anno 2025, le amministrazioni definiranno il proprio piano di migrazione sulla base appunto di una classificazione dei servizi e dei dati che verrà fatta e convalidata, addirittura si parla di convalida, dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza. Quindi all'interno di questi diciamo, step, con una pianificazione ben precisa, l'amministrazione definisce la propria strategia cloud, dandosi ovviamente le proprie tempistiche sulla base dell'infrastruttura che viene gestita, insomma, in termini di risorse informatiche. Vediamo nel dettaglio. Ripeto, questo è l'esempio, considerando che il cloud è uno dei temi, diciamo, oggetto di maggiore attenzione in questo periodo, anche perché abbiamo visto nel periodo appunto associato alla pandemia che il potenziamento delle infrastrutture è un elemento fondamentale per poter garantire i servizi ai cittadini e soprattutto efficienza, efficacia e sicurezza. Ci siamo trovati di fronte a molti casi in cui le piattaforme, anche, non sto qui a fare nome, però anche di enti pubblici centrali, si sono trovate in difficoltà per il grosso carico di richieste che ovviamente non era previsto, perché sappiamo tutti che la pandemia ci ha esposto ovviamente ad una situazione in cui i servizi digitali sono stati sovrautilizzati e molte delle piattaforme non erano state progettate inizialmente per superare questi carichi. Sappiamo tutti che il cloud ci consente non soltanto un margine di riduzione dei costi, ma anche una gestione efficace delle risorse associate ai servizi e alle piattaforme. Quindi, ritornando alla definizione appunto dell'obiettivo di programma, all'interno dell'obiettivo strategico che è rappresentato appunto dalla strategia cloud, l'obiettivo di programma può essere legato alla gestione dell'infrastruttura, l'analisi dei dati e dei servizi appunto in un'ottica cloud, perché come vi ho spiegato prima, sulla base di queste analisi poi verranno fatte delle classificazioni, la predisposizione del piano di migrazione. Quindi obiettivo strategico, obiettivo di programma. Vediamo ulteriormente come è possibile declinare l'obiettivo di programma in obiettivi di progetto, quindi fino a scomporlo al singolo contratto. Quindi, ribadisco, obiettivo di programma, gestione dell'infrastruttura. Vediamo come viene strutturato, suddiviso in obiettivi di progetto. Vabbè, la gestione dell'infrastruttura sicuramente è necessario prevedere o stipulare un contratto di gestione dell'infrastruttura o un servizio all'interno di un contratto già in essere. Per quanto riguarda l'altro obiettivo di programma, ossia l'analisi dei dati e dei servizi in ottica cloud, come obiettivo di progetto è possibile porsi appunto l'adesione a delle gare strategiche, o il contratto di consulenza, oppure l'organizzazione a livello interno di un gruppo di risorse che si occupi dell'analisi dei dati. Ovviamente, come ribadito in altre occasioni, insomma, Agid rimane diciamo agnostica da questo punto di vista. Le amministrazioni scelgono sulla base della propria organizzazione, delle competenze, delle proprie figure interne, se svolgere determinate attività, tra le quali anche il monitoraggio dei contratti IT, al proprio interno o affidarle ad un servizio esterno.
L'altro obiettivo di programma che abbiamo elencato nella slide precedente era appunto rappresentato dalla predisposizione del piano di migrazione, tradotto in un obiettivo di progetto, anche in questo caso l'adesione a delle gare strategiche o ad un contratto di consulenza oppure alla costituzione di un gruppo interno. Quindi, come vedete, è un processo di raffinamento successivo e a livello diciamo alto in termini di obiettivi strategici, diciamo che i tecnici hanno poco spazio nella definizione e individuazione degli obiettivi strategici, ma in quelli di programma, in quelli di progetto che risultano essere più operativi, entra in gioco la figura tecnica, le competenze tecniche specifiche. Per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura, abbiamo detto un contratto di gestione di infrastruttura, gli obiettivi del contratto, scusate, possono essere quindi associati a la gestione dell'infrastruttura, l'erogazione dei servizi applicativi, la sicurezza e la privacy. E in questo caso i relativi benefici associati sono legati, ad esempio, ne ho citato uno, al miglioramento delle performance in termini di disponibilità, aggiornamento infrastrutturale, applicativo, sicurezza delle informazioni e data protection, che sono tutti temi abbastanza complessi, come ben sappiamo. Il raggiungimento degli obiettivi, ovviamente, è legato al raggiungimento dei benefici previsti. Come si misura però il raggiungimento degli obiettivi e dei relativi benefici? È proprio questo che diventa poi il tema del webinar successivo. Quindi i concetti esposti finora che sono associati a obiettivi strategici, obiettivi di programma, obiettivi di progetto, associati poi al singolo contratto, richiedono la definizione dei cosiddetti indicatori. Andrea Susa, che diciamo, sarà, vi esporrà nel webinar successivo appunto tutte i processi, il processo per individuare, per arrivare alla definizione di indicatori di monitoraggio. Per quanto mi riguarda, quindi abbiamo fatto la nostra, diciamo, carrellata non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista, diciamo, più pratico per quanto riguarda la definizione degli obiettivi. Se avete domande, se avete bisogno di qualche chiarimento, insomma, potete anche chiederlo e lo possiamo fare dopo l'intervento di Andrea Susa. Vi sottolineo, nel frattempo, mentre aspettiamo magari che qualche partecipante scriva qualche domanda, il nostro, diciamo, percorso formativo si chiude quindi oggi in termini di esposizione appunto dei contenuti della circolare. La settimana prossima, attraverso le esposizioni e appunto rappresentazioni, le presentazioni dei relatori che abbiamo individuato, speriamo appunto di darvi contributo, diciamo, finale a come l'attività di monitoraggio Allora ti vediamo bloccata, Maria Luisa. Si è bloccato l'audio e il video improvvisamente. Non so se vuoi provare a entrare e riuscire. Nel frattempo io invito a voce, perché l'ho già fatto in chat, a formulare domande su questa esposizione che ha realizzato fino adesso Maria Luisa De Santis. Se avete domande, altrimenti andiamo in pausa e ci rivediamo tra 10 minuti. Allora, facciamo così, andiamo in pausa e ci vediamo alle 15:44, alle 15:34 e noi recuperiamo questo blocco di Maria Luisa. Quindi ci vediamo tra poco. Grazie mille. Approfittiamo per rientrare in aula e riprendere.
con il nostro programma. Nel frattempo ho risposto a una domanda di Barbara Milani rispetto alla strategia cloud, che chiedeva se abbiamo webinar sul tema, se abbiamo realizzato, se ne abbiamo in programma. Allora, ho segnalato un webinar del 2019 che Formez ha realizzato sempre all'interno di un progetto con Agit. Infatti, i relatori sono di Agit, più precisamente vi dico che sono Adriano Avenia e Antonio Congiusta, che riguardava proprio il modello di cloud della PA, come acquisire servizi cloud qualificati. Questo per il passato, perché risale appunto a marzo 2019. Non so se Andrea o Maria Luisa ci possono dare delle informazioni eventualmente su appunto obblighi, incentivi e risorse, diceva Barbara, in questo momento. No, in questo momento almeno io non posso ancora dire nulla, nel senso che il piano triennale stabilisce un percorso che in questo momento è stato un attimo congelato con la nuova strategia cloud. Aspettiamo praticamente che il ministro definisca il percorso in modo più chiaro e poi sarà cura di Agile e di Formez per disporre dei webinar ad hoc. In questo momento almeno noi non abbiamo informazioni. In Comunque, merito l'unica cosa alla che posso dire questione è piccoli, piccoli. che No, no, di non abbiamo Andrea, poi informazioni. aggiungo. Non abbiamo informazioni ancora. Ok. Quindi c'è un Va attimo bene. da attendere, perché ripeto, siamo noi che non abbiamo informazioni. E in Agit c'è un servizio che segue praticamente la cosiddetta razionalizzazione, che non è il servizio a cui io do consulenza e supporto. Quindi bisognerebbe sentire i colleghi, però ripeto, purtroppo non ho io informazioni, quindi non sarei di aiuto su questo. Ok, poi invece l'altra informazione che vi do sul versante di Formez è che partirà un progetto abbastanza, diciamo, importante proprio sui piccoli comuni. E credo che questo sarà uno dei temi che comunque verrà affrontati. Quindi se voi rimanete sempre in contatto con noi, anche semplicemente guardando l'home page del nostro sito, verrete informati su tutte le iniziative del progetto. Quindi questo ve lo dico in maniera più generale. Allora, Andrea, ti abbiamo visto, ti vediamo e ti abbiamo sentito, quindi io lascio la parola a te per la tua comunicazione che riguarda proprio Ok. la definizione degli indicatori di monitoraggio. Grazie. Grazie a te. Tanto buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto definiamo che cos'è un indicatore di monitoraggio. Un indicatore di monitoraggio è una misura che permette di definire o in modo qualitativo o in modo quantitativo il raggiungimento di uno specifico obiettivo o del relativo beneficio. L'esempio che abbiamo fatto prima, quello del tunnel, è abbastanza, diciamo così, emblematico, nel senso che abbiamo un indicatore di progetto che mi dice se l'obiettivo è stato raggiunto oppure no, abbiamo un indicatore legato ai benefici e agli ulteriori obiettivi che mi dicono ho migliorato l'area, ho migliorato praticamente la viabilità nel centro storico. Quindi un indicatore di monitoraggio è semplicemente una misura che mi permette di comprendere se ho raggiunto o no il mio obiettivo o il relativo beneficio. Vi ricordo che in generale un indicatore di monitoraggio non è un livello di servizio. Noi conosciamo abbastanza bene nei contratti i livelli di servizio. I livelli di servizio sono associati alla qualità erogata. Un indicatore di monitoraggio di solito si riferisce sì, anche alla qualità, ma ripeto, al raggiungimento di un obiettivo. Se l'obiettivo è il miglioramento delle performance, allora la qualità ovviamente fa parte di questo obiettivo, ma non è il focus principale. Vi ricordo che nella fase preliminare, ovvero quando un contratto sta per partire o è stato stipulato, deve essere predisposto un documento di screening. All'interno del documento di screening devono essere identificati che cosa? Obiettivi e relativi benefici e quali sono gli indicatori di monitoraggio. Quindi,
il documento nel quale Agid ha diciamo, il polso su quali siano obiettivi e indicatori di monitoraggio per quanto riguarda il contratto, ovviamente il documento di screening. Poi, se l'amministrazione capita nel campione, allora ci sarà una verifica molto più stringente, ma di solito l'unico documento nel quale Agid prende atto di quali siano gli obiettivi di un contratto, i suoi benefici e quali siano gli indicatori, è il documento di screening. Allora, intanto facciamo una premessa. Per tutte le amministrazioni che decideranno di avvalersi praticamente della gara servizi applicativi in ottica cloud e PMO, la gara Consip che da poco è in aggiudicazione, si troveranno un bellissimo documento che ha a che fare proprio con gli obiettivi del piano triennale e una serie di indicatori generalizzati. Quindi vuol dire che se devono fare il loro piano dei fabbisogni, troveranno a un certo punto un foglio Excel composto praticamente da questi titoli: principi guida, layer, indicatori generali di digitalizzazione e indicatori specifici di digitalizzazione. Che cos'è questo? Questo è un modello molto semplice di definire obiettivi e indicatori su un contratto come il contratto Consip. Quindi, non è esattamente la stessa, diciamo, metodologia che proponiamo noi, però è interessante vedere come l'hanno applicata. E soprattutto per tutte le amministrazioni che dovranno poi, ripeto, prendere e aderire al contratto Consip, avranno l'obbligo di doverlo predisporre. Quindi andiamo un attimo a vedere. I principi guida, se fate velocemente la lista, troverete che sono gli stessi obiettivi del piano triennale. Perché vi ricordo che le gare strategiche Consip, ovvero, permettete un attimo che torno indietro, la gara dei servizi applicativi in ottica cloud, quella sul data management e quell'altra che riguarda praticamente adesso non mi ricordo come si chiama la terza gara, quella sulla sanità, sono le cosiddette gare strategiche individuate dal piano triennale. Quindi la cosiddetta governance prevede che siano legati obiettivi e indicatori rispetto al piano triennale. Quindi, come vedete, ci sono esattamente tra i principi guida che devono essere indicati quali sono gli obiettivi generali che l'amministrazione vuole perseguire con quello specifico atto esecutivo della convenzione. Digital mobile first, digital identity only, cloud first e così via. Cioè sono tutta quanta esattamente gli obiettivi previsti al piano triennale, suddiviso nei famosi tre layer del piano triennale, i servizi, l'interoperabilità e le piattaforme. Quindi, come vedete, nella definizione che dà Consip per l'adesione a un contratto quadro, avete già praticamente parte del lavoro fatto identificando obiettivi generali e in base a quali sono i layer su quale quel contratto poi materialmente andrà ad esplicarsi, quali possono essere una serie di indicatori. Eccoli qua, gli indicatori che stabiliscono, che sono previsti all'interno di questo foglio Excel. Abbiamo l'IQT1, ne vediamo soltanto alcuni ovviamente, riduzione percentuale della spesa per l'erogazione del servizio. L'IQT2, riduzione dei tempi di erogazione del servizio, quindi costi e tempistiche per l'erogazione di un servizio, numeri di servizi aggiunti offerti all'utenza, obiettivi CAD raggiunti e così via. Quindi, come vedete, questi sono indicatori specifici del raggiungimento di particolari obiettivi all'interno del piano triennale. Quello sulla riduzione della spesa era un obiettivo previsto già dalla legge di stabilità del 2015, che definiva e reintroduceva il piano triennale. In modo particolare, come vedete, gli indicatori generali, quelli che stanno a sinistra, obiettivi CAD raggiunti con l'intervento specifico. Qualche cos'è? Quali possono essere gli obiettivi CAD? Beh, gli obiettivi CAD essenzialmente sono quelli legati all'utilizzo delle piattaforme, all'utilizzo di SPID, sono legati praticamente alle nuove piattaforme che dovrebbero entrare tra poco praticamente, che sono la piattaforma nazionale dei dati, il nuovo sistema di interoperabilità e così via, quindi obiettivi CAD raggiunti con lo specifico intervento.
L'integrazione con le basi dati nazionali, per i comuni si tratta ad esempio sempre della NPR, famoso problema della NPR e così via. Riuso dei processi di erogazione dei servizi, qui il concetto di riuso non soltanto delle applicazioni e del software, ma anche di processi. E poi l'ultimo è la collaborazione con altre amministrazioni, in ottica ovviamente di interoperabilità. Poi ci sono degli indicatori cosiddetti specifici, ovvero il miglioramento dei servizi digitalizzati, il miglioramento dell'esperienza del cittadino dell'impresa, la cosiddetta user experience, la standardizzazione degli strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali. Saltiamo un attimo cosa, ecco, innalzamento del livello di interoperabilità. Ecco, questo è un indicatore che è fondamentale, perché tra i tanti è quello che contribuisce maggiormente negli indicatori DESI per quanto riguarda la PA digitalizzata. Ovviamente c'è il potenziamento delle infrastrutture IT, l'adozione sistematica del paradigma cloud, quindi le nuove applicazioni devono essere sviluppate in ottica cloud, e poi l'utilizzo di piattaforme abilitanti. Quindi, come vedete, l'adesione a un contratto CODSIP, questo ripeto è per la gara cloud, c'è un file molto simile per quanto riguarda la gara per la sanità e per la gestione dei dati. Quindi le gare cloud hanno già praticamente una struttura che vi permette di definire degli indicatori di monitoraggio. Diciamo che sono indicatori molto generali che si possono applicare, diciamo, a tutte e a niente. Non sono legati a obiettivi specifici, però già vi dà un'idea di come in realtà si sta andando verso una misurazione esatta delle prestazioni contrattuali, proprio perché non è soltanto il desiderio, diciamo così, di qualcuno di innalzare il posizionamento DESI in modo particolare per la PA digitale, quanto piuttosto l'importanza di comprendere e di raggiungere obiettivi a livello generale. Quindi questi sono gli indicatori che chiunque voglia aderire ai contratti CONSIP si troverà da definire a priori nel contratto all'interno del piano dei fabbisogni. Invece Agid ha definito un suo modello, già questo nel 2016, un documento che in questo momento è in fase di revisione, però comunque è valido come approccio, e l'ho trovato ovviamente al link che trovate nella presentazione. Questo documento si chiama Modalità per l'identificazione degli indicatori di monitoraggio. Qual è essenzialmente l'idea che c'è dietro? Qui torniamo praticamente alle basi delle best practice in ambito cosiddetto informatico, ma anche in ambito qualità, cioè alla vecchia ISO 9001. Ovvero, tutto ciò che è misurabile ci permette di definire quello che realmente stiamo facendo. Quindi l'approccio è quello che si tiene di solito quando si vuol fare una certificazione di tipo ISO 9001, ISO 20000, cioè si definiscono obiettivi specifici, si definisce quindi un approccio per andare a definire gli obiettivi e misurarli. L'idea che cos'è applicata ai contratti è intanto categorizzare e inquadrare la tipologia di contratto, definire obiettivi, quindi tutto il ragionamento che ci ha fatto la collega prima, l'ingegnere De Santis, sul passaggio da obiettivo strategico a obiettivo di programma fino a obiettivo di contratto o di progetto, e alla fine determinare quali possono essere dei indicatori specifici per poter definire e misurare il raggiungimento o dell'obiettivo o del beneficio. Vi ricordo che esistono infiniti indicatori di progetto, l'ho fatto o non l'ho fatto, e quelli ci stanno sempre. Il problema è che l'ho fatto o non l'ho fatto non mi dice a che punto sono arrivato rispetto all'obiettivo. Vi ricordo che gli obiettivi sono sia quelli strategici che quelli direttamente dell'amministrazione. Ogni amministrazione, che sia verticale come ad esempio la pubblica amministrazione centrale o orizzontale come ad esempio regioni, comuni, eccetera, hanno praticamente specifiche mission, specifiche obiettivi. Adesso c'è anche il PNRR ovviamente, ma ognuno di questi ha una serie di obiettivi chiari e definiti.
Chiunque ha fatto programmazione europea, chiunque abbia avuto a che fare con dei progetti europei, sa che prima di definire il progetto stesso deve essere definito il documento che stabilisce quali sono praticamente gli indicatori di risultato sul quale verrà valutato il raggiungimento dell'obiettivo. Ci siamo? Quindi è importante che questo tipo di ragionamento entri nella PA in modo generalizzato, proprio perché al di là del PNRR comunque c'è la nuova progettazione europea. Quindi è fondamentale entrare nell'ottica che devono essere definiti in modo chiaro ed esauriente tutta una serie di obiettivi e indicatori per ogni contratto. La metodologia è presa praticamente dalla metodologia europea, quindi non ci siamo inventati nulla di nuovo, e qui troviamo praticamente le tre fasi previste: la categorizzazione del contratto, che nel ciclo di vita dei progetti europei, nel life cycle, praticamente coincide con la categorizzazione dell'obiettivo, con la categorizzazione dell'ambito dell'obiettivo, l'identificazione degli obiettivi specifici e la determinazione dei indicatori di risultato. In questo caso abbiamo degli indicatori di monitoraggio. Che cos'è la categorizzazione del contratto? È molto semplice, si tratta di capire cosa devo farci con quel contratto. Vi ricordo che i contratti possono essere di tipo specifico, cosiddetto contratto verticale, cioè serve esclusivamente a fare una certa categorizzazione di attività. Vi faccio un esempio: un contratto per lo solo sviluppo software, quindi all'interno di quel contratto ci sarà sviluppo software, manutenzione evolutiva e correttiva, adeguativa, probabilmente consulenza finalizzata allo sviluppo. Quindi questo è un classico contratto sul quale si possono definire obiettivi specifici in base alla tipologia di servizi che andranno a essere erogati. Ad esempio, ci possa essere un contratto di tipo infrastrutturale, la gestione quindi del CED, la gestione delle postazioni di lavoro. Può essere praticamente un contratto finalizzato al potenziamento o all'evoluzione di un sistema informativo. Il passaggio, ad esempio, in ottica cloud classica, l'abbiamo già parlato tanto. Può essere praticamente qualcosa che ha a che fare con il classico problema, le licenze software, oppure l'assistenza e così via. Quindi la categorizzazione serve a individuare quali sono le componenti di servizio che sono all'interno di quel contratto e eventualmente definire, se possibile, degli obiettivi o per tipologia o in forma aggregata di progetto. Ad esempio, se il contratto è finalizzato alla realizzazione di uno o più progetti, quello che può capitare è che per realizzare quel progetto ci dovranno essere sia la parte di sviluppo software, sia la parte di acquisizione licenze, sia la parte di potenziamento hardware e così via. Quindi la visione qual è? Per progetto, se c'è una visione per progetto nel contratto, altrimenti per tipologia di servizio. Quindi questo serve la categorizzazione iniziale, cioè capiamo da cosa partiamo e dove vogliamo andare soprattutto. La seconda parte praticamente è l'identificazione degli obiettivi, e questo ne abbiamo parlato prima. Vi ricordo che in teoria prima definisco un obiettivo e poi stipulo il contratto, anche se sappiamo perfettamente che nella pubblica amministrazione in realtà prima si stipula il contratto, ci piazzo dentro tutta una serie di budget, diciamo così, con il criterio storico. Fino all'anno scorso ho speso tot, quindi immagino che spenderò tot più X. In realtà dovrebbe essere il contrario: definisco gli obiettivi e in base a quello stabilisco cosa devo fare con i contratti. Però, ripeto, sappiamo perfettamente come funziona nella pubblica amministrazione, quindi su questo comunque abbiamo già risposto nella parte precedente. E andiamo finalmente agli indicatori di monitoraggio, cioè come li definiamo questi indicatori, come li troviamo. Intanto, per indicatore è una metrica chiara definita da che cosa? Da una serie di attributi che sono la tipologia, la metrica, il valore atteso di questa metrica, il processo di rilevazione e certificazione dei dati che mi danno praticamente la certezza che sto misurando esattamente quello che voglio, la disponibilità dei dati, la frequenza di rilevazione, l'analisi dei risultati e l'eventuale relazione con altri indicatori.
Se ci fate caso, sono gli stessi identici attributi di un livello di servizio. Esattamente le stesse. Perché? Perché il livello di servizio è una metrica, è un indicatore finalizzato a una qualità. Ci siamo? Quindi questo è l'indicatore di monitoraggio, ha la stessa struttura di un livello di servizio, ma va a misurare una cosa diversa. Il livello di servizio misura la qualità di un servizio, invece un indicatore di monitoraggio misura il raggiungimento di un obiettivo nelle tempistiche che mi sono dato per raggiungerlo. Come abbiamo detto, indicatori di monitoraggio possono essere di tre tipi. Gli indicatori di risultato, che vado a misurare, essenzialmente sono legati anche ai progetti, cioè vado a misurare gli effetti immediati. Ad esempio, gli indicatori che abbiamo visto prima, torno un attimo indietro, gli indicatori che abbiamo visto prima, definiti da Consip, sono quasi tutti di questa forma. Numeri di servizi aggiuntivi offerti all'utenza, riduzione dei termini di erogazione del servizio. Cioè, questi sono essenzialmente indicatori che vanno a misurare il risultato ottenuto. Ho aumentato la platea dei miei servizi online. Ho diminuito i tempi praticamente per realizzare un particolare tipo di procedimento. Quindi sono indicatori di risultato, quindi vanno praticamente a misurare che cosa ho fatto praticamente con quel contratto. Molto simile a un indicatore di progetto, l'ho fatto o non l'ho fatto. Invece più importanti sono gli indicatori di impatto, cioè che misurano che cosa, il raggiungimento proprio dell'obiettivo e del beneficio che mi sono dato. Torniamo all'esempio del tunnel di prima. Ho fatto il tunnel, sì, no, indicatore di risultato, ho raggiunto quello che avevo stabilito come progetto. Ma impatto, l'impatto non è aver fatto il tunnel, perché mai, poi magari in quel tunnel non ci passa nessuno, è aver diminuito il traffico e aver migliorato la qualità dell'aria. Quindi gli indicatori di impatto di solito sono misurazioni che si fanno a lungo termine, cioè non è detto che al termine del contratto io abbia già le misure i dati per poter misurare il raggiungimento del beneficio. Magari probabilmente questa misurazione continua dopo, non per niente è prevista all'interno della metodologia d'AGID, cosiddetta relazione ex post, che va proprio a misurare eventuali indicatori di impatto che si stagliano dopo la chiusura del contratto. L'indicatore di impatto classico per un sistema IT non è tanto ho fatto il servizio online, ma quanti utilizzano il servizio online rispetto allo sportello? Oppure quanti utilizzano il servizio online e sono soddisfatti del servizio? Quindi gli indicatori praticamente di impatto vanno a misurare, ripeto, il beneficio associato all'obiettivo. Perché io posso costruire praticamente tutti i tunnel che voglio, ma tanto se la gente non li usa, questo non ha niente a che fare con i lavori pubblici, eccetera, però ripeto, è un esempio su tanti. E vi faccio un esempio più IT. Quanti sono i servizi online di un'amministrazione che non vengono utilizzati o perché non pubblicizzati adeguatamente o perché più complicati o perché è più semplice andare allo sportello? Ora, questi sono esattamente gli indicatori di impatto che servono quando viene predisposto un contratto. Cioè, qual è il beneficio dal mettere online 50 servizi in più, ma poi vengono utilizzati? È ovvio che devono essere implementati, anzi, la normativa ci dice che tutti i servizi di un'amministrazione dovrebbero essere resi disponibili online. Però definiamo un conto è cosa devo fare, un conto è ma qual è il beneficio? Beh, che la gente li utilizzi. Che ci sia una riduzione di questi tempi. Alcuni anni fa venne fatto un lavoro da parte di alcune camere di commercio, cioè quant'è il tempo che perdono le imprese a stare praticamente in fila nei vari sportelli delle attività produttive e quanto praticamente si guadagnerebbe sul PIL utilizzando praticamente i servizi online, il famoso SUAP che chiunque venga da un comune, da una regione, conosce molto bene.
Ebbene, i risultati furono praticamente quasi devastanti, cioè il tempo perso e quindi anche i soldi persi da un'impresa erano nell'ordine di quasi mezzo punto del PIL. Parlo di un lavoro, mi sembra di fine 2000, anni 2000, 2008-2009. Quindi l'impatto è proprio questo, rendere i servizi facilmente accessibili ma anche utilizzabili. Non vi dico quanto siano complicati molti servizi della pubblica amministrazione. L'idea è proprio questa, renderli il più possibile fruibili. E l'ultimo sono gli indicatori di performance, che sono molto simili ai livelli di servizio, ma noi non consideriamo i livelli di servizio come indicatori di monitoraggio, attenzione. Ad esempio, il raggiungimento degli obiettivi di performance per un'infrastruttura, cioè il livello di servizio misura quando un servizio diviene degradato, ma quale che sia la soglia prevista per la best performance, ecco, questo è un indicatore, cioè se il livello di servizio sta al 90%, se è inferiore al 90% è una penalità perché il servizio è degradato, ma qual è l'indicatore, la best performance del mio sistema? 99,9, ecco, allora vado a misurare tutte le volte che c'è lo scostamento da quel 99,9. Ovviamente non c'è penale per il fornitore, non è la visione degli indicatori di monitoraggio andare a vedere se il fornitore fa bene o no il suo lavoro, è andare a vedere come l'utente può accedere ai miei servizi nel miglior tempo possibile. Quindi ripeto, sto vedendo una domanda che mi viene da dire, confermo. Ho lavorato ai tributi, lo sportello virtuale è poco appetibile al contribuente. Lo so perfettamente. Infatti è quello che dicevo. Alla fine poi la gente si riversa a sportello perché? Perché il servizio è troppo complicato, è troppo difficile da accedere. Quindi ripeto, capisco perfettamente il problema. Comunque, ripeto, l'indicatore di performance quindi non è legato praticamente alla penale, alla soglia di penale, è legato praticamente a qual è la best performance che io voglio per i miei sistemi. Un esempio abbastanza semplice è il cosiddetto parametro praticamente di disponibilità di un CED. Cioè, io mi aspetto che il CED di una pubblica amministrazione abbia una disponibilità a netto delle manutenzioni programmate del 99,999%, che questo si tramuta in quante ore di fermo o minuti di fermo è un altro discorso. Però ripeto, quella è la best performance che mi aspetto. Quindi l'indicatore di monitoraggio quale sarà? L'indicatore di monitoraggio sarà esattamente la misurazione di tutti gli scostamenti da questa soglia. Quindi l'indicatore di monitoraggio, inteso come indicatore di performance, è esattamente questo. È definire una soglia, attesa e vedere quanto raggiungo, mantengo la mia soglia attesa oppure me ne distacco. Ritorno un secondo all'ottica di chi conosce la 9001, la 20000, ed è esattamente la misurazione delle performance previste dalle norme ISO. Cioè io vado praticamente a misurare che cosa? Il miglioramento continuo? No, francamente no, perché il miglioramento continuo potrebbe anche essere mantenere il livello attuale, perché è un sistema maturo. Quindi l'indicatore di performance è legato in modo molto forte a quelle che sono le best performance che io definisco per un certo tipo di attività. Vi faccio un altro esempio. C'è stato alcuni anni fa un bellissimo progetto che credo che sia purtroppo naufragato, che era di una pubblica amministrazione centrale che diceva che ogni servizio doveva essere accedibile dall'utente con al massimo 3 click. Cioè, se un servizio, cioè se io utente accedo a un portale della PA e non riesco a accedere al servizio specifico entro 3 click, vuol dire che la mia user experience non va bene e quindi quel servizio deve essere migliorato. Credo che non sia mai andata a buon fine questa cosa, tutto quanto. Se entrate, ripeto, in alcuni portali della PA capirete quali sono i problemi. Però l'idea è questa, è costruire il servizio dando la migliore esperienza possibile. E quindi gli indicatori di performance sono esattamente questi. Mi dicono quanto si distacca da una best performance.
Quindi, ricapitolando, indicatori di risultato, ho fatto, non l'ho fatto, ho raggiunto quello che dovevo fare, non l'ho raggiunto. Indicatori di impatto, vado a misurare non soltanto il raggiungimento dell'obiettivo, ma anche se il beneficio associato a quell'obiettivo è stato raggiunto. Indicatori di performance, vado a misurare la qualità attesa, qui la qualità attesa nel senso dell'altra volta, cioè la qualità che si aspettano i miei utenti, definendola come soglia e andando a vedere quanto me ne distacco. Allora, com'è fatta quindi la scheda di un indicatore di monitoraggio? La scheda che noi proponiamo sempre in quel documento di cui vi parlavo prima, che vi ripeto è un attimo in fase di revisione, definisce la tipologia di indicatore, risultati, impatto, performance. Riporta la descrizione dell'obiettivo di riferimento, cioè questo indicatore a quale obiettivo e relativo beneficio è associato. La descrizione, se è un indicatore qualitativo, quantitativo, cioè posso andarla a misurare dal punto di vista qualitativo o devo andarla a misurare dal punto di vista quantitativo. Indicare il valore target, la modalità di rilevazione, cioè quali sono i dati elementari coinvolti, la modalità di calcolo, se è quantitativo, qual è la cadenza di rilevazione, semestrale, annuale, trimestrale e così via. Quindi questa è la scheda classica di un indicatore di monitoraggio. Rispetto a questa scheda, tornando un attimo indietro ai cosiddetti indicatori CONSIP, vedete che sono molto ristretti. Riportano solamente alcune di queste cose, proprio per questo motivo qua. Quindi, molto semplicemente, la cosa, ripeto, più semplice è, ad esempio, per i nuovi contratti CONSIP, adeguarsi a quelli per quanto riguarda l'impostazione generale, definire una serie di obiettivi, tra virgolette, tra quelli strategici, per definire in modo chiaro quali sono gli indicatori di monitoraggio su quei precisi obiettivi. Un esempio di indicatore di monitoraggio, che è un indicatore di performance, porto questo perché quelli sulle infrastrutture, in un certo senso, ne abbiamo parlato prima. Che cos'è Classio? Il miglioramento dei processi dell'assistenza fornita al primo livello dell'helpdesk. Io non so quanti di voi hanno a che fare con l'helpdesk delle pubbliche amministrazioni centrali, io ho avuto una pessima esperienza in questi ultimi mesi con una serie di helpdesk e quindi niente, questo ve lo voglio presentare proprio perché è frutto di una mia personale, diciamo così, battaglia. Allora, l'help desk, come sapete, è suddiviso in due livelli. Un help desk di primo livello, che dovrebbe risolvere i cosiddetti ticket informativi o che comunque possono essere risolti in base a una serie di, diciamo così, procedure stabilite, oppure l'help desk di secondo livello che rimanda ai team specifici. Lo scopo del miglioramento del primo livello, qual è essenzialmente? Ovviamente è quello di scaricare il secondo livello attraverso una base dati condivisa di quelli che possono essere gli errori noti, eccetera. Adesso non entro in quello che ci dicono le best practice sull'help desk, però l'idea è questa qua. Essenzialmente, per riuscire a aumentare la percentuale di risoluzione al primo livello, vuol dire da una parte aumentare i processi associati al primo livello, mettergli a disposizione una base dati che gli permetta di risolvere una serie di errori noti. Quindi, andiamo un attimo alla descrizione. Incremento della numerosità dei ticket risolti al primo livello. L'indicatore mira a valutare il miglioramento dei processi di assistenza attraverso l'adozione di alcune tecniche. Queste tecniche sono, a cosa sono volte? A minimizzare i rischi di errore dovuti a procedimenti e interventi manuali, eliminare gli accessi diretti ai dati in produzione, abilitando primo livello a operare su queste e così via, introdurre controlli logici e formali e così via. Allora, un classico esempio praticamente di miglioramento nasce quando un utente non è costretto praticamente a fare 40-50 telefonate in un mese per sapere lo stato di una pratica. Quindi migliorare l'assistenza dal primo livello non vuol dire soltanto migliorare praticamente praticamente il tracking che può fare l'assistenza, ma anche dare al
diciamo, al soggetto, in questo caso, che ha fatto praticamente, che ha fatto l'istanza, un modo per tracciare il proprio procedimento. Quindi, qual è in questo caso il valore atteso? Ripeto, questo è un caso di studio, non ha attività reali. Si potrebbe ipotizzare un valore atteso pari al 30% di numero di incremento di interventi risolti al primo livello. Allora, vi dico da dove nasce questo. Questo nasce praticamente da un caso di studio che abbiamo fatto con un'amministrazione che aveva abilitato praticamente man mano negli anni tutta una serie di, diciamo così, miglioramento delle procedure in modo tale da dare al primo livello tutta una serie di strumenti per poter appunto migliorare questa attività, tra i quali ad esempio il reset password fatto in automatico e così via. Vi parlo, questo è, vi parlo di vari anni fa. Allora, qual è la formula che uno ci si aspetta? Cioè, attenzione, un indicatore è dato da una formula e la formula è questa. Quindi, cosa abbiamo? Abbiamo praticamente quattro valori, anzi cinque valori che dobbiamo andare a misurare come valori attesi. Ad esempio, abbiamo iniziale e finale, NI e DI, che sono praticamente il numero di ticket risolti al primo livello prima dell'introduzione delle soluzioni, e il denominatore è il totale dei ticket misurati prima dell'introduzione delle soluzioni, meno ovviamente il quoziente tra il numero di ticket risolti dopo l'inserimento di queste soluzioni fratto il totale. Questa differenza tra queste due frazioni moltiplicata per 100 per 1 sul valore atteso, se questa attività è minore del valore atteso, vuol dire praticamente che non ho raggiunto il mio obiettivo. Se praticamente questa quantità mi dà 100, perché appunto quella differenza è maggiore del valore atteso, allora ho raggiunto il mio, praticamente, il mio obiettivo. Questa formula è una delle tante, non è un problema la formula, ripeto, le formule si possono affinare. Il problema è definire e identificare cosa voglio realmente misurare rispetto ai miei obiettivi. Vi faccio un esempio banalissimo. Sulla progettazione europea, chiunque ha fatto progettazione europea ha dovuto tirar fuori a inizio progetti tutta una serie di parametri che di solito erano legati soltanto al progetto, proprio perché fantasia non ne abbiamo molta, sono legate al progetto. Però alcune invece erano praticamente sul lungo andare, cioè sulla sostenibilità di quel progetto. Perché il problema nasce anche da questo, cioè io costruisco e poi che cosa ci faccio? Lo abbandono? Quanto diventa sostenibile quel progetto a lungo andare? Ecco. Un indicatore praticamente di beneficio andrà a misurare esattamente questo, quanto praticamente deve essere praticamente il beneficio e per quanto tempo io lo posso sostenere. Un'ultima cosa prima di chiudere questa parte, perché ripeto, è una parte un pochino tecnica, però se volete possiamo, ripeto, il documento è disponibile a tutti. Il problema non è tanto definire questi indicatori, il problema nasce dal fatto che dobbiamo essere consapevoli di che cosa ci vogliamo fare con questi contratti. Molto spesso quello che nasce è proprio questo, è obiettivi che cambiano in corsa. Non è un problema, si cancella un obiettivo, si aggiunge un altro obiettivo. Io ho amministrazioni che mi dicono sempre: ah, vabbè, ma è cambiata la normativa in corsa, io adesso devo rifare altro. Che problema c'è? Cioè, cancelli un obiettivo, ne cambi un altro, definisci qual è l'obiettivo, il beneficio di quella specifica attività e così via. Quindi, ripeto, non esistono problematiche all'applicazione di questo, se non il tempo, praticamente, perché, ripeto, porta via molto tempo, però di contro questo può essere utilizzato, ad esempio, per le performance. Mi fa strano a me le amministrazioni che definiscono praticamente obiettivi T senza legarli a quello che realmente fanno le persone all'interno praticamente di quelle divisioni e quelle funzioni e quei servizi. Quindi è importante, ripeto, in realtà sarebbe bello costruire un insieme praticamente di best practice che portano gli obiettivi dell'amministrazione valutati attraverso le performance e misurati attraverso questo tipo di indicatori.
Ok, io chiudo qua. Se ci sono domande, do un attimo un'occhiata al volo. Sarebbe auspicabile che gli help desk della PA siano in-house in seno all'ente oppure in outsourcing oppure indifferente? Allora, è indifferente, nel senso che gli help desk sono ovviamente una struttura fondamentale. Anzi, lo sono stati nella pandemia e hanno tenuto botta anche abbastanza bene, diciamo così, però che siano interni o esterni non è quello il problema. Il problema è come praticamente questi erogano il servizio. Vi ricordo praticamente una cosa fondamentale è che la vera grossa problematica nei contratti di solito è il passaggio di fornitore. Quando entra un fornitore e ne esce un altro. Lì c'è il grosso problema. Altrimenti, a regime, un help desk gestito internamente o gestito esternamente non ha particolari problemi. Il problema è ovviamente la competenza di quelli che poi erano al servizio, ma questo è un altro discorso. Però ripeto, per il conseguimento di KPI, obiettivi, eccetera, che sia interno che sia esterno, non ci sono particolari problemi. Sarebbe opportuno, ecco, l'unica cosa sarebbe opportuna è che la formazione venga fatta non soltanto dai tecnici per quanto riguarda la parte di applicazioni, ma per i procedimenti che ci sia anche un forte legame con l'amministrazione. Perché, ripeto, io mi sono trovato a parlare con un help desk su un procedimento amministrativo e questi non mi sapevano dire esattamente, cioè, è sbagliato cosa ho fatto. Ok, cosa ho sbagliato? Ah, non lo so. Il sistema mi blocca. Così che. Quindi io non so cosa devo fare, lui non sa come aiutarmi e quindi siamo rimasti appesi. Ok, io ho finito allora, non vedo altre domande, lascio la parola Non ci sono alla Patrizia. altre domande, Andrea, però siccome siamo in anticipo e io non sono riuscita a recuperare Maria Maria Luisa, Luisa De Santis, ok. che ha completato la sua relazione, vediamo se ci sono altre domande che Sì, arrivano. Ecco, tipo questa. Maurizio Palamà, che cosa dice? È una ok. considerazione tutto molto interessante. È utile, secondo lei, utilizzare come indicatore di monitoraggio i livelli di customer satisfaction? Esattamente. Allora, Potrebbe torniamo un essere. secondo indietro. La customer satisfaction è fondamentale. Tanto, allora, una situazione classica, la sapete meglio di me, ci saranno sempre gli utenti arrabbiati. C'è sempre qualcosa che non va. Tuttavia, una customer satisfaction che è costruita non tanto per semplicemente dire gli utenti sono arrabbiati o no, ma finalizzata a comprendere quali sono le caratteristiche per cui un utente è arrabbiato, è fondamentale. Vi faccio un esempio. Ho visto delle customer satisfaction fatte in modo particolare da alcune pubbliche amministrazioni centrali proprio sul servizio help desk, finalizzate a individuare le aree di carenza. Cioè, sei soddisfatto del servizio help desk? Sì, no, no. Quali delle seguenti aree hai utilizzato nell'help desk negli ultimi 6 mesi? E ti identifica una serie di aree. Quali sono state le risposte positive e negative? Cioè, creare la customer satisfaction. Il problema è questo. Se la customer satisfaction è generale, non mi porta a nulla. Se invece è costruita sull'analisi di un particolare servizio, di un particolare attività erogata e così via, allora è molto utile perché mi aiuta a migliorare. Però ripeto, costruire una customer satisfaction valida non è facilissimo, eh? Perché, ripeto, è facile farla generale, soddisfatto o non soddisfatto, cioè non so se vi ricordate i famosi tre pulsanti o le faccine di qualche anno fa. Di tanti anni fa, scusate, ma è passato, sono vecchio, è passato un po' di tempo, cioè quelle non servono a nulla. Dire se un utente è arrabbiato o non è arrabbiato non mi serve a nulla, non mi aiuta a migliorare, non mi aiuta a capire quali sono i gap da superare. Quindi, ottimo fare le customer satisfaction, dovrebbero essere fatte sempre, ma costruite in modo tale che mi permetta di migliorare la situazione. E soprattutto attenzione che la customer satisfaction fatta a pochi utenti non serve a niente. Allora, a quel punto ci sono altre tipologie di attività da svolgere, come ad esempio team building, cioè, no, scusate, team building, cioè il gruppo di esperti, scusate,
Cosa vuol dire il gruppo di esperti? Cioè, se io ho 6 utenti di un'applicazione, non mi metto a fare una customer satisfaction che tanto alla fine non mi darà valori validi o statisticamente validi. Vado a chiedere direttamente a loro, scusa, ma dimmi qual è. Costruiamo praticamente il cosiddetto team di esperti. Altra metodologia, se ho invece tantissimi praticamente, non vado a sezionarli, cioè non vado a farli tutti quanti insieme, vado a sezionarli per... Ad esempio, tipologia di applicazione. Il problema, ripeto, costruire una customer satisfaction bene è molto molto complicato, tuttavia la si può fare e sarebbe importante farla, ad esempio, sulla user experience, ad esempio, nel caso, ad esempio, di utenti interni, sull'utilizzo praticamente dell'applicazione da parte degli utenti interni. Quindi, qual è la customer satisfaction, cioè qual è la soddisfazione dell'utilizzo di quelle applicazioni. Non so se vi capita, cambio di applicazione completa, cambio di piattaforma, eccetera. Ovviamente per i primi mesi c'è sempre un problema. C'è sempre praticamente l'applicazione che è nuova e quindi ci sono dei rallentamenti. Quindi andare a misurare la customer satisfaction a 2 o 3 mesi da quando è entrata una nuova piattaforma, un nuovo servizio, tutto quanto non è statisticamente valido. Andarla a misurare dopo 4-6 mesi che quell'applicazione è in servizio, allora ha senso. Qui perché posso andare proprio a vedere il gap. È abbastanza fresca perché gli utenti si ricordino la vecchia, ma è passato abbastanza tempo in modo tale che gli utenti abbiano avuto dimestichezza con la nuova applicazione. Altro problema della customer satisfaction, ad esempio, è quello sui corsi di formazione. Anche lì praticamente bisogna stare attenti perché comunque c'è sempre qualcosa di personale che potrebbe portare praticamente un valore a non essere statisticamente valido. Però ripeto, è fondamentale la customer satisfaction, sia interna che esterna, purché sia fatta bene. Una vera e propria user design interaction costruita ex ante. Sì, Marcello De Marca, sì, ho capito il tuo discorso ed è abbastanza, diciamo così, condivisibile. Il problema è che questa cosa deve essere fatta praticamente su tutti i contratti di sviluppo e soprattutto misurata al termine. Vi faccio un ultimo esempio, perché ad esempio costruzione della intranet aziendale o praticamente dell'amministrazione. Cioè, costruire una intranet non è una cosa semplice, perché uno pensa, vabbè, la faccio tematica, ma la intranet deve servire agli utenti interni, quindi magari avere anche da loro il feedback in fase di costruzione della intranet. Quindi la design construction ex ante è fondamentale se fatta praticamente con gli utenti o super user, se gli utenti sono tanti, comunque diciamo così, con la compartecipazione di chi quella particolare attività la deve fare. E vi ricordo, è fondamentale, non ci sono soltanto i requisiti funzionali, non sono soltanto le funzioni, c'è soprattutto la parte non funzionale che deve essere garantita. Ovviamente la parte funzionale è fondamentale, ma la user experience nasce anche con requisiti non funzionali. Di sicurezza, diciamo così, costruiti praticamente per andare incontro a alcune esigenze. Quindi sì, concordo in pieno con De Marca, se è fatta, soprattutto perché fatta bene, intanto facciamola. Vediamo se ci sono altre domande, non vedo nulla. Barbara Milani. Se puoi aspettare, ah no, questo aspetta il PNR. Se non puoi attendere, vai in cloud perché comunque dovrai aspettare un altro. Ah, vabbè, questa in generale. Il dubbio nostro è visto e dobbiamo attendere per fondi. Allora, su questo ripeto, verranno fatti, ripeto, sicuramente seminari sul PNR, eccetera. Per quanto riguarda la migrazione è. Per quanto riguarda, bisogna attendere praticamente da una parte la costruzione del PSN, cioè la nuova gara che costruirà materialmente i 4 shed che costituiranno il PSN. Fermo restando che è sempre possibile andare in cloud, vi ricordo che ci sono le due possibilità.
Il cloud della PA è costituito da PSN, che verrà costruito a breve, eccetera, alcune amministrazioni centrali che si sono rese disponibili, ovviamente quelle le trovate, eccetera, sono quelle le trovate ovviamente in rete sul sito Agile, e i cosiddetti CSP, Cloud Service Provider, che sono stati qualificati da Agile, e c'è praticamente un marketplace che identifica sia chi sono questi cloud service provider qualificati da Agile, sia quali sono ad esempio i servizi SaaS che potete prendere tranquillamente sul marketplace. Allora, non vedo altre domande, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se ci sono ulteriori domande, approfittiamo, se no ringrazio tutti per averci sopportato in questi 5 seminari. Vi ricordo, per la prossima volta avremo le esperienze della PA, in modo particolare avremo 3 esperienze, diciamo così, legate ovviamente alla pubblica amministrazione centrale, ma comunque di enti che hanno fatto il monitoraggio e l'hanno saputo gestire molto molto bene. Abbiamo l'esempio di INAIL da una parte, abbiamo il Ministero della Salute e abbiamo praticamente il gruppo di monitoraggio a supporto della GEA, che è gestito da una in-house. Quindi, come vedete, 3 casi che consideriamo, ripeto, casi di studio, proprio per questo ve li proponiamo. Sicuramente saranno interessanti, le persone ovviamente sono più che qualificate, soprattutto hanno una enorme esperienza, non soltanto nel monitoraggio, ma proprio nel gestire contratti. E, ripeto, abbiamo INAIL, abbiamo Salute e abbiamo AGEA MIPAF. Quindi abbiamo praticamente 3 pubbliche amministrazioni centrali che da sole contribuiscono alla spesa pubblica di cui parlavamo sopra in ambito IT. Ringrazio tutti quanti per la disponibilità e per la pazienza. Grazie ancora. Lascio la parola a Patrizia. Allora, grazie mille Andrea, grazie anche per le risposte che hai dato e perché hai anticipato il programma del prossimo seminario. Quindi appunto vi ribadisco che si parlerà delle esperienze alle pubbliche amministrazioni con le 3 pubbliche amministrazioni che vi citava Andrea. Qualcuno ha chiesto in chat c'è bisogno di iscriversi, la risposta è no, comunque guardate sempre la pagina di Eventi PA, dove da domani troverete il programma aggiornato. Io vi ricordo che per avere l'attestato di frequenza a questo ciclo di webinar vi abbiamo detto fin dall'inizio che era necessario partecipare a 4 webinar su 6. Quindi alla fine del ciclo di webinar l'attestato di frequenza arriverà a quei partecipanti che si sono adeguati a questa regola. Quindi vi ringrazio tutti per la partecipazione, vi ricordo che appunto siete 644 iscritti definitivamente dalla pagina di Eventi PA e questi 644 possono automaticamente partecipare al nostro ultimo webinar che si terrà il 21 ottobre prossimo. Allora vi auguro buon pomeriggio e vi ringrazio ancora per la partecipazione. Grazie mille. Vi ricordo che c'è un questionario di valutazione a cui potete rispondere sempre dalla pagina di Eventi PA per esprimere il gradimento rispetto a questa iniziativa. Lo potrete fare soprattutto dal sesto, quello finale, per farci capire se insomma è andata bene, quali sono gli aspetti che vi hanno convinto e quelli che secondo voi sono da migliorare. Grazie mille, buona serata.